Ma che se interpretata in maniera giusta dai giocatori,
Scambia e va a difendere, non vogliamo né rubare la palla
tanto meno fare cose strane. Il suo compito e l'indicazione che io gli do è quello di scivolare con lui sulla prima metà campo e di non fargli passare la palla possibilmente, ma solo con l'obiettivo di fargli perdere tempo. Quindi lui sa che non verrà la palla da parte, veramente l'avversario riconosce forse la difesa uomo, questo va avanti, lui palleggia, noi scivoliamo e magari, forse no, la chiamata non è che l'avversario è una chiamata uomo, forse. Se è una chiamata su una zona, non ci cambia niente, intanto gli facciamo perdere tempo e non sale tranquillo, perché appena questo supera la metà campo, il nostro piccolo schizza via sulla linea del punto. E noi gli diamo il salto che siamo sistemati a zona. Se ha chiamato un attacco sulla loro, i suoi compagni dovranno ricambiare lo schieramento e comunque metterci ad attaccare la zona. E quindi per il tempo non hanno in mezzo la partita, pensano e si perde di fluidità. Se ha chiamato l'attacco alla zona, comunque ci ha messo un po' più di tempo a superare l'attacco di quanto avrebbe fatto se non avesse avuto un pareggio. E questa è la licenza che noi diamo al playmaker sia da canestro realizzato di più dal tiro libero. Dal tiro libero, palla ferma, possiamo organizzare 3-2, che noi chiamiamo 33, tutto campo, 3-2 solamente il playmaker, 3-2 con l'inizio dei raddoppi e chiamiamo in questo modo qua e vi farò vedere un doppio raddoppio. Quindi questa è la licenza del playmaker. Per competenze del playmaker, arrivate a questa prima parte, sono assolutamente sia della palla in posizione centrale, ma assolutamente, obbligatoriamente, la palla impostata. Non vogliamo mai la palla impostata. Sempre mai non si usano, è vero, però se non la vedi mai, sperando che sia quasi mai, perché se si dice quasi mai, è spesso. E quindi bisogna tendere a dirgli quasi mai. Se la palla, diciamo che e mi serve per il primo stato. Poi vedremo 5 come ci accogliamo lo schieramento di sulla parte accanto. Ad implemento difende la palla, questo è un, diciamo, non tiratore o un tiratore con eccesso, l'ha pressato, scappa via, la palla va sul quarto di campo. Palla sul quarto di campo, la reazione del premere è sempre coprire lo stato. E seconda regola importante. La seconda è un'obietà, volare con la palla e muoversi mentre la palla vola. E questa è la chiave della difesa di zona. E lo vedremo dopo, perché se questo è il passaggio, e quando il passaggio è arrivato, questa è la reazione, questo è un verso. Gli attacchi di solito cercano di mettere la palla in costato, di solito sulla zona, perché comunque la zona è una parte di campo che permette di avere controllo della parte sotto canestro, degli angoli e di creare vantaggio. La difesa noi non vogliamo mai la palla impostata. L'idea di volare con la palla mentre la palla vola, quindi gli occhi sono sul passatore, cercare di anticipare mentre la palla vola, perlomeno la mano interna davanti. Può essere che questo lungo giochi un blocco di contenimento, provi a prendere posizione. Qui vale comunque, ai miei io dico anche, spingilo via col culo, ma non si è che è un anno. Gli dico, se qui c'è un culo alto, capisco che magari non è abbastanza questo, ma non via col culo. E qui diventa che questo spazio si riduce e abbiamo la seconda linea difensiva. Ci siamo. La palla torna, che fa? La palla torna e lui in ritardo ritorna a difendere la palla. Posizione centrale e difende due. Ci può essere un tiratore di qualunque tipo, ci può essere un punto di qualunque tipo, questo difende due. Mentre la palla non si può. Diciamo che si è messo due guardie, uno qua e uno là. E di dire adesso non ha responsabilità. Questa è la posizione sua, si orienta un po' a sentirlo, la palla è là e qui avremo, per il secondo esterno, il suo stato.
Qual è la sua competenza quando ha un ruolo centrale? È quello di fare un lavoro a V dove fissa la palla e corre. Vuol dire che il suo lavoro è solo quello di aiutare due esterni, che lo vedremo dopo, che mentre la palla vola va a fissare la palla, questa arriva e ritorna a prendere contatto. Ok? Quindi farà questo lavoro qua, la palla magari ancora dall'altra parte. E a questa competenza di questo lavoro a V, che lo vedremo nell'attacco, due guardie e un perno solo. Ma assolutamente, ripeto, mai la palla in passaggio. Va in difesa, un altro difensore. L'altro attaccante. Lui che sta qui, se te lo arrivi presto, lo vedo passare aperto. Ok? Io ti muovo il
all'inizio
di due o tre allenamenti e giocarla successivamente. Naturale che con i giocatori seriali è facile, con i giocatori giovani, Thank you.
Thank you.
gioco 2 di Cantù è un gioco dove loro la cantano molto. Io spero la chiamata 2, che l'ho chiamata su nuovo e io devo fare. E la data c'è con due giorni. Ci siete? Oppure, sostanzialmente a pensare, ad esempio, gioco stranissimo, due più lati, vai secondo uno, vai là, vai là. Vieni qua a pensare. Questo gioco dove il nostro giocatore si è accoppiato a volte in terra, questo è anche un uomo, un uomo. Noi giudichiamo già che su questo schieramento abbiamo sempre la zona 3. Sempre, quindi se lui chiama corna, ok? Il giocatore sa che il prevento è un piccolo quasi schieramento, in due lupi vanno dentro, e lui scende e prende l'uomo per lui, a uomo. A uomo perché? Perché? E quindi sulla situazione schieramento uomo, sempre con il discorso tattico, lui si schiera una zona cercando di dare certezze. Ma questo schieramento qua è usato adesso, se l'hai visto, anche contro la zona di animo. Come difendiamo il Piccolo? Piccolo ci fa ad uscire in queste situazioni qua. Per noi sono tutte situazioni di sciogliere singolo, che chiamano blu. E andiamo blu e giallo, vuol dire che su questa situazione di Piccolo viene usato un po'. Qui esce aggressivo qua, per controllare questa reazione, e canta. Direi, quindi adesso, e anche questo giocatore, e questo giocatore, e il Piccolo è responsabilità dell'altro. Se lui dovesse rubare dentro, diciamo, il Piccolo è solo lui a salvare. La bomba è sempre sopra, 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 il cambiare aggressivo, anziché cambiare la contenerci da 30 secondi in più per poter far sì che i nostri compagni si vedano, è un'idea. Ma vi dà visto che ha la differenza fondamentale, perché? Aggressivo, rinforzato, di leggere, tanto è, questo è abbastanza facile e da mezzo secondo a voi per arrivare su questa operazione. Quindi tutti i però, diciamo, questi a cambiare. Vogliamo fare questo, lui muove e muove. Si riesce a fare se il posto è
Sopra, adesso,
Appena la palla è andata al campo, senza
a metà campo non lo è. Proviamo solo a due per far fare il tempo di rubare, altrimenti poi ci fidiamo sempre per due, sempre cercando di farlo a parte. E ci fidiamo sulle nostre regole, che sono il però, accompagnare i cavi e quello che deve fare adesso. Io avrei concluso che non vorrei tediare, però se avete domande, vediamo le posizioni che sappiamo, quindi quelle che sono, ma il nostro numero 4 è sulla prima, il nostro numero 2 è sulla prima. L'indicazione che ti dà è tutti devono avere un giocatore, per esempio. Vuol dire che in questo caso tu probabilmente avrai la messa, e probabilmente avrai questo, e gli altri. No, vieni più là, parliamo, perché questa è già la vecchia, ma ognuno deve avere. Però la nostra responsabilità se lui fa parte di me per rubare il futuro. Ok? Mai sopra questo mai sopra questo punto. Bene. Tutto ciò che arriva su questo fatto è una sua. Vuol dire che se l'ha dato per caso a questo punto qua è una sua. A te non interessa che sia piccolo con lui.
ancora via e la sua costruita dentro, la montagna, la vista, la prende. Ok? E poi ritorna. Ok, se avete delle domande, Thank you.